quanto è importante oggi per un'azienda, grande o piccola che sia, dotarsi di sistemi di intelligenza artificiale applicati al business dell'azienda? Questa è una domanda abbastanza impegnativa. Diciamo che l'intelligenza artificiale è un argomento hype da quanto? Più o meno un annetto, direi. Eppure esiste già da tanto tempo, basti pensare agli smartphone, li utilizziamo tutti i giorni e tutti i giorni magari non ci rendiamo conto che ci sia l'intelligenza artificiale. Proprio per questo motivo, spesso negli ultimi mesi l'intelligenza artificiale viene diciamo accostata a qualcosa magari di non benevolissimo. Diciamo che è come se fosse la maga morgana, quindi sicuramente un qualcosa di magico, nel mentre non sempre benevolo. In ogni modo, per rispondere alla tua domanda, direi che specie in ambito digitale il miglioramento e quindi il cambiamento è sicuramente necessario. Poi è ovvio, dipende sempre dalle finalità di business che si hanno. Diciamo che dal punto di vista del miglioramento e quindi dei cambiamenti che ci possono essere, potrei parafrasare un aforisma di Churchill dicendo appunto che per migliorare bisogna evidentemente cambiare, nel senso che i cambiamenti non sempre rappresentano un miglioramento assoluto, ma ripeto, per migliorare bisogna cambiare. Siamo molto contenti che la vostra azienda quest'anno ha aderito alla Terni Digital Week, che è arrivata al quinto anno di attività. E quindi vuoi raccontarci un po' di cosa si occupa la vostra azienda e soprattutto come utilizza l'intelligenza artificiale? Sì, allora diciamo che Camelot, attraverso il portale camelot-italia.com, si occupa di ricerca attiva di lavoro da parte dei candidati, quindi è un portale dedicato ai candidati da questo punto di vista. Proprio per questo motivo, e per rispondere alla tua domanda, riallacciandomi anche magari a quella di prima, l'intelligenza artificiale che utilizziamo è utile nel miglioramento della ricerca delle offerte di lavoro per i candidati. Quindi da parte di Camelot l'intelligenza artificiale viene utilizzata in modo sicuramente magico, ma con un forte impatto sociale. Quindi forse è per questo che abbiamo deciso di chiamarlo anche Merlino. Quindi diciamo Camelot si occupa di trovare il giusto lavoro alle persone utilizzando l'intelligenza artificiale, ma al contrario anche per le aziende la giusta persona che può essere inserita nel personale. Sì, diciamo che la nostra mission più importante è proprio quella di fare gli interessi dei candidati tutelando quelli delle aziende. Quindi Camelot mira a risolvere i problemi che hanno i candidati nel trovare lavoro, così come quelli delle aziende che hanno nel trovare la giusta risorsa. Per quello che riguarda i candidati, i problemi che abbiamo constatato essere i principali sono sicuramente quello di orientarsi nei vari annunci, che risultano spesso incompleti e poco chiari, il fatto di avere l'opportunità di candidarsi in modo efficace, ma soprattutto quella di ricevere feedback, non soltanto quando si è inviato la candidatura, ma anche e soprattutto dopo un colloquio. Perché dopo colloquio la frase di rito è quasi sempre "le faremo sapere". Ecco, quindi con Camelot cerchiamo di risolvere questo. E volevo chiederle, proprio in merito alla ricerca di lavoro, è molto importante essere formati nell'ambito in cui si vuole lavorare. Quindi quanto è importante una formazione, magari non solo scolastica, ma proprio continua all'interno del proprio percorso lavorativo? Quali criticità e quali soluzioni ci sono in questo ambito? Ti ringrazio molto di questa domanda, soprattutto perché uno degli obiettivi di Camelot è proprio quello di favorire la formazione. Considera che il nostro mantra è "chi si ferma è perduto, chi si forma performa". Questo perché tra i vari obiettivi, evidentemente, che un'azienda ha, ma noi in particolare abbiamo l'obiettivo di essere proattivi nella formazione continua. Quindi significa che per noi la formazione non è solo importante, ma è fondamentale, e non solo la formazione professionale come quella di cui parlavi tu, ma anche quella personale. Criticità. Allora, per spiegarti quello che secondo me è la criticità, ti posso dare un dato. Il nostro paese purtroppo ha una statistica non proprio brillantissima. Diciamo che le stime dicono che nel nostro paese la formazione aziendale media pro capite annua è di 7 minuti, compresa la formazione obbligatoria. Quindi questo, secondo me, spiega cosa vuol dire criticità. Cerchiamo evidentemente di
porci in una condizione di cambiamento anche di mentalità, perché questo è necessario se vogliamo effettivamente progredire in termini formativi. Grazie mille.